Benvenuti a Che Impresa, il programma che vuole far conoscere gli imprenditori e le loro storie a 360 gradi. Come in ogni storia che si rispetti, c'è un sogno da raggiungere, ma anche difficoltà lungo il percorso che porta al raggiungimento dell'obiettivo. Capiremo insieme che il successo è solo la punta dell'iceberg di un grande lavoro ed è una vera e propria impresa fare l'imprenditore. Parte da qui il nostro viaggio, dagli NSL Studios, studi all'avanguardia tecnologica che permettono, come potete vedere, una cross-medialità unica nel suo genere. Nella puntata di oggi conosceremo un'impresa sportiva, il Club Basket Frascati, ed il suo presidente Fernando Monetti. E poi è tornato a trovarci Fabio Scognamiglio, fondatore di Value for You. Benvenuti a Che Impresa. Grazie. Grazie. Presidente, parto da lei. Come è nato il Club Basket Frascati? Allora, il Club Basket Frascati nasce in realtà circa 40 anni fa, anzi per il vero quest'anno facciamo 40 anni, quindi 1981 nasce come una società sportiva che si occupa solamente di pallacanestro e poi negli anni chiaramente ha avuto un incremento sia di atleti sempre nell'ambito della pallacanestro, poi una quindicina d'anni fa sono subentrato io alla proprietà di questa società, prima un po' per gioco e poi diciamo abbiamo pensato di trasformarla, ho pensato di trasformarla in realtà in una società sportiva SRL, quindi una vera società che possa comunque nel tempo, già siamo diciamo abbastanza avanti, essere un'impresa a tutti gli effetti. E quindi in realtà anche il titolo con cui mi ha chiamato presidente non è proprio appropriato, nel senso che in realtà è un SRL, quindi c'è un amministratore unico. Presidente è un retaggio della vecchia società dilettantistica. Esatto, che in realtà nella società dilettantistica, associazione dilettantistica, è il presidente che comunque gestisce ed è il rappresentante legale. Qui chiaramente essendo un SRL c'è un consiglio d'amministrazione e quindi c'è un amministratore, in questo caso nella nostra società, nostre, poi spiegherò perché nostre, e c'è un amministratore unico. E quindi, come dicevo, circa 15 anni fa abbiamo cercato di trasformare un po' questa società fino a farla diventare in realtà, come lo è oggi, una capogruppo, perché sotto questa società ci sono altre quattro società, sempre SRL, che gestiscono non solo il basket ma altre discipline sportive. Quindi comunque tutto legato al mondo dello sport. Tutto legato al mondo dello sport. E questo diciamo è stato possibile in parte chiaramente dall'impegno dei soci di questa società, un po' la mia esperienza passata come dirigente di multinazionale nel settore petrolifero, circa 30 anni, anzi per il vero 33 anni, e che hanno comunque creato un po' di formazione nel gestire le aziende e comunque la parte sia commerciale ma soprattutto amministrativa, e quindi questo know-how ho cercato di portarlo all'interno di questa realtà. All'inizio con un po' di difficoltà sia per la mentalità e sia per l'organizzazione, ma oggi possiamo dire che abbiamo dei processi all'interno delle nostre società che sono abbastanza avviati, ancora in fase di perfezionamento, però possiamo dire che adesso è una bella realtà nella zona, ecco, ci tengo a dirlo, Castelli Romani, sud-est diciamo di Roma, dove siamo presenti con varie case, perché siamo al Palazzetto dello Sport di Frascati con due impianti sportivi, siamo a Monte Porzio con un altro Palazzetto dello Sport e siamo a Monte Compatri, quindi poi abbiamo qualche altro spazio sempre nell'area locale, quindi diciamo abbiamo puntato inizialmente molto sull'impiantistica. Abbiamo cominciato presentandoti come presidente, abbiamo scoperto essere amministratore unico del Club Basket Frascati. Altre attività sportive, a questo punto la curiosità mia e dei nostri telespettatori è quali sono queste altre attività sportive? Diciamo che negli ultimi anni abbiamo sviluppato moltissimo la ginnastica artistica, che è presente in due impianti, quello di Frascati e quello di Monte Compatri, e da circa un anno e mezzo abbiamo rilevato una società che abbiamo trasformato anch'essa in SRL, che sono gli Sharks di Monte Porzio, dove facciamo il volley, la pallapolo, e poi abbiamo un altro fiore all'occhiello
lo dico con grande orgoglio perché abbiamo delle atlete anche di caratura internazionale con il pattinaggio artistico. Quindi queste sono le quattro discipline principali su quale stiamo spingendo e su quale stiamo investendo. Fabio Scognamiglio, fondatore di Value for You, come sei venuto a conoscenza, come sei entrato in contatto con Fernando Monetti e il Club Basket Frascati? Ma dunque è stato un criterio, diciamo così, geografico, perché io abito appunto in questa zona, nei Castelli Romani, peraltro una zona meravigliosa, e come tu sai anche dalle puntate precedenti, in realtà le società sportive non sono il nostro ambito, un po' per quello che diceva Fernando prima: i criteri di efficienza non fanno parte tipicamente della cultura delle società sportive. Invece quando ho conosciuto Fernando, un po' per la sua esperienza pregressa, ci siamo intesi subito, è scattato subito, diciamo, una discreta empatia, perché parliamo lo stesso linguaggio, e mi ha affascinato molto il fatto che una società sportiva, che lui abbia preso in mano una società sportiva e l'abbia tramutata in un'impresa, con tutte le cose positive che si possono portare ad un'impresa, magari tenendo fuori la burocrazia e le lungaggini, però portando dentro i criteri di efficienza, i criteri di organizzazione, una serie di cose che invece a noi sono molto familiari. E quindi abbiamo cominciato a ragionare insieme su alcuni progetti, su come una società come la mia potesse aiutare una società come la sua. Non ultimo, sono rimasto molto affascinato, ma non voglio spoilerare niente, da un progetto veramente speciale che loro hanno creato da zero e stanno portando avanti con grande successo. È quello che si può definire sicuramente un progetto virtuoso, ne parleremo tra pochissimo, però voglio rimanere ancora con Fabio Scognamiglio e parlare più in generale di impresa. Hai parlato di criteri di efficienza che a volte possono mancare nelle attività sportive. Lasciamo perdere le attività sportive. Quali sono questi criteri di efficienza a cui fai riferimento? Molto semplicemente è avere un occhio critico sulla parte di raccolta delle risorse e sulla parte poi di investimento. Le società sportive sono gestite un po' molto spesso con criteri volontaristici, come se fosse un onlus, senza ovviamente nulla togliere all'onlus, ma che viene gestita con criteri diversi. Un'azienda invece deve raccogliere delle risorse per svolgere la sua attività e deve massimizzare il ritorno di quelle risorse. Nel mondo sportivo, a parte, diciamo così, quelle che magari abbiamo in mente tutte, le società di Serie A di calcio, le squadre, diciamo, a livello internazionale o nelle massime serie, tutto quello che c'è sotto in genere viene gestito un po' in modo un po' approssimativo, diciamo così. E non è il caso sicuramente di oggi. Quindi è questo che mi ha affascinato, è questo che mi ha portato a ragionare da impresa a impresa, a ragionare con un linguaggio comune, con l'idea di supportare, per quello che è il nostro lavoro, per quello che noi possiamo fare, un'attività ad essere sostenibile a lungo periodo, perché poi anche una società sportiva fa degli investimenti, e questa in particolare fa degli investimenti anche su progetti appunto innovativi, molto belli, molto diciamo che rispondono a dei criteri sociali, di inclusione, tutto quello che si vuole, ma ha bisogno di raccogliere risorse e di investirle nel modo giusto. Prima di parlare dei progetti appunto di inclusione e sociali, dei quali si è fatta portabandiera proprio il Club Basket Frascati, ancora una parola con Fernando Monetti per quello che riguarda l'ambito sportivo. Che tipo di attività sportive, diciamo, di quale tipo di attività sportive vi occupate? Ne abbiamo già parlato, però da quello che ho capito comunque la principale rimane il basket. Sì, senza ombra di dubbio il basket, diciamo, è questa società è iniziata con il basket, con la pallacanestro, e quindi ha sviluppato negli anni, diciamo, anche un settore giovanile molto importante. Negli ultimi 7-8 anni abbiamo inserito anche nella pallacanestro maschile anche quella femminile, sul quale abbiamo anche lì investito molto, e oggi possiamo dire che il nostro vivaio, sia maschile che femminile, è senza grossa presunzione però uno dei migliori almeno della regione. Abbiamo partecipato qualche anno fa a due finali nazionali, Under 15 e Under 16,
con degli ottimi risultati. Abbiamo prodotto degli atleti per le nazionali giovanili, abbiamo atleti che sono diciamo di livello anche superiore rispetto alla nostra categoria, giocano in Serie B, in A2, e anche nel femminile ultimamente abbiamo come dire, con orgoglio toccato la Serie B con diciamo una squadra tutta under praticamente, e lo scorso anno abbiamo vinto il campionato di C e quest'anno facciamo la B. Abbiamo una prima squadra che milita in C Gold e ha delle possibilità anche di diciamo di risultati importanti, non lo voglio dire per scaramanzia, sapete che nello sport insomma è sempre meglio essere scaramantici. E si dice che porta sfortuna, ma meglio essere. Ma meglio essere, esatto, bravo. E quindi diciamo che insomma la pallacanestro, il basket rimane comunque un nostro fiore all'occhiello ed è sicuramente la divisione e la disciplina più trainante. E quindi, tanto per cominciare, complimenti sia per tutte le attività sia per i risultati sportivi, ma il basket come attività trainante è anche stata forse l'idea che ha fatto sì che nel 2019 il Club Basket Frascati abbia scommesso sul progetto Diritti a Canestro, che è stato sottoscritto in collaborazione con UNICEF Italia. In cosa consiste? Allora, nasce da una mia idea. Devo dire, mi prendo la responsabilità totale di questo progetto, almeno nella fase così di ideazione, no? Di programmazione, e che era quella appunto di fare qualcosa che fosse diverso un po' da quello che avviene oggi nello sport, cioè utilizzare atleti non italiani provenienti un po' da tutto il mondo, in modo particolare da paesi africani, dove diciamo si sa che gli atleti hanno come dire una fisicità e una predisposizione sicuramente di base molto importante, e fare qualcosa di diverso rispetto appunto a quello che avviene nel basket, ma anche in altre discipline come il calcio per esempio, dove vengono importati, uso questo termine insomma anche per far capire, no, la differenza tra la nostra idea e il nostro progetto, di cui adesso tra un attimo parleremo meglio, e quello che è la realtà, diciamo, di altre società o di altre discipline, e farlo in maniera appunto diversa come e con un progetto ben preciso, un progetto che potesse essere validato a livello di enti importanti e possa anche nel tempo diventare magari un progetto di legge di come si debbono fare determinate attività di questo tipo, quindi con un'inclusione che sia un'inclusione vera, con un sociale che sia un sociale vero. Quindi questa mia idea era un po' lo stato embrionale. Una sera ne parlai con un mio caro amico che è il direttore generale dell'UNICEF, e pensando che insomma questa idea così venisse scartata, in realtà ho colto nel segno, perché ho stuzzicato la sua curiosità, e mi ha chiesto il giorno dopo di mandargli un po' di idee attraverso un'email. Beh, da lì è partito una serie di incontri, di cene che hanno portato a ideare e a programmare questo progetto, e oggi è un progetto concreto. Già da novembre dello scorso anno abbiamo i primi 6 atleti che sono arrivati in Italia, direi atleti studenti, perché in realtà questo è un progetto inclusivo e sociale a 360 gradi. Vuole mettere sempre al centro il ragazzo o la ragazza, perché sono 3 ragazzi e 3 ragazze, e che chiaramente devono realizzarsi attraverso il pretesto dello sport, che è sicuramente il motivo principale, ma dietro c'è tutta un'inclusione che parte appunto dalla didattica scolastica, dall'imparare velocemente non solo l'italiano ma anche altre lingue, e integrarsi a 360 gradi nella nostra società e poter essere pronti, perché accompagneremo questi ragazzi fino alla maggiore età, 19 anni in realtà, e quindi essere pronti ad essere inseriti in una società che possa essere quella italiana o quella internazionale. Quindi è un progetto inclusivo a 360 gradi. Perfetto, però a chi è rivolto nello specifico? Quanti anni devono avere questi ragazzi? I ragazzi arrivano che diciamo hanno un'età intorno ai 13-14 anni,
e li accompagniamo, come dicevo anche prima, fino al 19° anno di età, dove verosimilmente terminano le scuole superiori. Abbiamo già un'idea di accompagnarli nel percorso universitario. Qui stiamo costruendo un rapporto con delle università internazionali dove potergli magari dare la possibilità anche di fare un'esperienza universitaria, per esempio, perché no, negli Stati Uniti. Quindi c'è un progetto, come dicevo prima, che vede il ragazzo al centro del progetto, non c'è solo, passatemi il termine, una speculazione sportiva. Certo. È ovvio che questi sono anche atleti, quindi si allenano molto, hanno delle possibilità di diventare anche forse nel tempo dei professionisti, però parallelamente c'è un percorso, come dicevo, inclusivo, sociale, che gli consentirà di essere comunque, se non diventano dei professionisti, degli uomini o delle donne completamente realizzate. E tra poco vedremo anche l'importanza dello sport nella realizzazione personale. Però manca un piccolo passaggio, cioè questi ragazzi dai 13 ai 14 anni che vengono scelti, hai detto che sono atleti, cioè vengono scelti perché già atleti, e soprattutto da quale regione del mondo arrivano? Allora, c'è un discorso di una collaborazione ponte con alcuni paesi dell'Africa, in modo particolare in questo momento del Senegal, dove ci sono delle scuole chiaramente sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista sportivo, che hanno, per quello che possono in quei paesi, già avviato i ragazzi o le ragazze nell'ambito dello sport. In questo caso noi ci siamo rivolti alla pallacanestro, ma potrebbero essere anche di altre discipline. E quindi questi ragazzi già nei loro paesi di grande difficoltà sono scelti per due motivi: sicuramente per una predisposizione nell'ambito sportivo, come dicevo, ma anche per situazioni personali, familiari, di difficoltà. Quindi andiamo anche in una realtà difficile a scegliere qualcosa che sia ancora più difficile per poter dare loro una possibilità realizzativa. Quindi c'è una piccola selezione fatta anche in questo tipo di ragionamento qua. Tra poco entriamo nel dettaglio di questo progetto assolutamente interessante. Fabio, abbiamo detto che è molto difficile fare impresa oggi in Italia, è comunque qualcosa di complicato, un progetto come questo chiaramente rappresenta una vera e propria sfida. Fernando ci ha raccontato che è nato da un incontro fortuito, casuale, comunque per un'amicizia, con il presidente dell'UNICEF. Ok, quando non si ha la fortuna di avere queste conoscenze, come è possibile? Possiamo dare una voce di fiducia, un messaggio di fiducia a chi ci sta seguendo? Cioè, si può fare comunque? Si può fare. Io sono convinto che un progetto del genere avrebbe trovato la sua strada comunque, perché quando il progetto vale, il progetto merita, il mondo è anche cambiato. Prima i sostegni a progetti del genere erano monocanale, non avevano grosse potenzialità come oggi. Oggi ci sono possibilità di appoggiare, di sostenere un progetto del genere in tanti modi e da tante forme diverse. Quindi in questo anche il legislatore ha aiutato, nel senso che ha creato delle nuove forme di sostegno alle aziende, ma ai progetti e alle idee. E in questo fortunatamente il mondo si è aperto, e secondo me un progetto di questo tipo avrebbe trovato sicuramente la sua strada. Devo dire che per noi è una peculiarità, nel senso, ed è una bella peculiarità, perché è una delle rarissime volte, devo dirlo onestamente, che aiutiamo un'azienda non a vendere un prodotto, a vendere un proprio servizio, ma ad aiutare delle persone. Quindi anche per noi questo obiettivo, questo scopo sociale di inclusione è molto importante e ci gratifica molto. E a livello del tuo lavoro, no? Qui spesso parliamo di startup innovative, questa l'innovazione in realtà, come dicevi giustamente tu, è più un'innovazione sociale. Sì. Quanto è diverso e quanta soddisfazione dà sapere che quel lavoro è rivolto a dei giovani? Enorme,
enorme dei giovani in un contesto particolare, in una situazione di difficoltà. Oggi si parla tanto di diversity inclusion, questo è un classico progetto di inclusion, ma non come a volte, non voglio generalizzare ovviamente, ma a volte è un discorso di face washing, nel senso che sono operazioni in cui le aziende cercano un po' di migliorare la propria reputazione, ma in realtà non c'è un vero processo di inclusione. Noi all'interno di Value for You abbiamo una linea di business che si chiama Due di Tutto, che lavora proprio specificamente sull'inclusione e sulla diversity, e ci rendiamo conto che delle volte ci sono dei progetti interessanti, belli, altre volte insomma un po' meno. E questo invece è veramente un progetto di grandissimo spessore, perché lavora, ripeto, su un'inclusione vera, lavora su un'area del mondo in difficoltà. I nostri progetti, quelli che abbiamo seguito finora in questo campo, sono le aziende italiane che lavorano in Italia o multinazionali ma che lavorano in Italia, per cui è sempre diverso. In Italia noi molto spesso, come dire, è un po' lo sport comune quello di lamentarsi, però ci sono posti del mondo in cui ci sarebbe molto più da lamentarsi, è lì che si fa vera inclusione, e questo è un progetto che soddisfa tutte queste caratteristiche. E per tornare alla tua domanda, la risposta è che questo ci dà una grandissima soddisfazione. Torno da Fernando, perché ovviamente un progetto come questo avrebbe bisogno di molto più tempo di quello che abbiamo a disposizione. Inclusione, le prime tappe quali sono state? Fare impresa in Italia già è difficile, un'impresa del genere, come diciamo prima, forse è ancora più difficile. Però siete già partiti, ci sono già 6 ragazzi che stanno già facendo parte di questo progetto. Sì, diciamo che il nostro entusiasmo e la nostra voglia di far partire e decollare questo progetto, chiaramente lo scorso anno con la pandemia ha trovato un forte rallentamento. Però devo dire, grazie un po' alla tenacia e voglio dire non solo la nostra come gruppo, come CBF, ma soprattutto anche quella dell'Unicef Italia che ci ha e ci sostiene assolutamente in questo progetto, ha fatto sì che comunque siamo riusciti in piena pandemia a far arrivare i primi 6 ragazzi a novembre dello scorso anno, e con tutti i protocolli, con tutte le difficoltà eccetera, e questi ragazzi poi hanno potuto ingressare sia nell'ambito scolastico che nell'ambito sportivo. E questo è un progetto, come dicevo prima, pilota, che prevede chiaramente l'arrivo di 18 ragazzi in totale, quindi 6 scadenzati, 6 ogni anno, e è chiaro che questo è un progetto che deve essere comunque accompagnato da delle partnership importanti, ci auguriamo importanti. Già questa partnership con Unicef, che ci dà un sostegno di garanzia del progetto, no? Nel senso che comunque avere un partner come Unicef, che è il referente per l'inclusione, per il sociale, soprattutto per i ragazzi, per i bambini, forse numero uno nel mondo, insomma, questo ci dà maggiore coraggio ma soprattutto maggiore credibilità. E è un progetto estremamente visibile in questo momento, come diceva anche Fabio, si parla molto di inclusione, e siamo orgogliosi che questo progetto è l'unico che è stato poi di fatto, attraverso una triangolazione con Unicef Italia, avvallato ed è diventata partnership anche di questo progetto la FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, e attraverso appunto la FIP anche il CONI, quindi in prima persona Giovanni Malagò. E quindi questo ci dà coraggio, ci dà molta visibilità, stiamo cercando di darne ancora di più, perché appunto è un progetto forse unico, direi, non solo in Italia ma nel mondo, tant'è che questo progetto è sul tavolo della FIBA, del presidente della FIBA, a cui è piaciuto moltissimo. Come sapete, in questo momento, diciamo, c'è una grande sensibilità e una grande attenzione apposta, come dicevo all'inizio dell'intervento, quando ho cominciato a parlare del progetto, ci sono parecchi ragazzi che si muovono dai paesi africani, ma tutti con una procedura, con un procedimento un po' difficile poi da comprendere e che possa essere inserito proprio
nel palcoscenico dell'inclusione. Ecco, questo progetto è piaciuto tanto che allo studio della FIBA e sappiamo che vorrebbe essere preso, dopo un'analisi approfondita, come esempio di come si fanno questo tipo di attività. E d'altronde sappiamo anche che la pallacanestro, soprattutto poi il mondo dell'NBA, è molto vicino a tutto quello che sono i temi dell'inclusione sociale. Basti pensare a quello che un giocatore come LeBron James fa ogni giorno per questo tema, che immagino anche dal vostro punto di vista è un aiuto, perché è un tema caldo anche tra i giocatori, tra i ragazzi magari del club basket Frascati. Assolutamente, proprio diciamo su questa prendo spunto da quello che tu stai dicendo per dire che il testimonial di questo progetto è Stefano Tonut, che è diciamo un atleta non solo della Reier ma anche diciamo della nazionale italiana, tant'è che lunedì avremo un incontro perché c'è il ritiro della nazionale italiana qui a Roma con Tonut e con i ragazzi per avere appunto il primo contatto fisico, e lui diciamo una persona straordinaria ha voluto insomma organizzare questo incontro. Qui daremo insomma cerchiamo di dare la giusta visibilità, e proprio per dire come poi atleti importanti, professionisti di questo sport hanno anche insomma nel cuore questo desiderio di essere e di aiutare e di rappresentare appunto questo tipo di attività. Noi con grande onore diciamo abbiamo Tonut come testimonial di questa attività. E questo è comunque molto bello e, come diciamo prima, molto virtuoso. Un'ultima domanda per Fabio. Abbiamo ascoltato il progetto Diritti a Canestro, chiaramente un'idea del Club Basket Frascati che ha trovato subito, passatemi il termine, il patrocinio dell'UNICEF, ma poi l'appoggio anche del CONI, della Federazione Italiana Pallacanestro, e adesso addirittura se ne sta interessando anche la FIBA. Per un'impresa quanto è importante avere dei partner così pesanti, ma soprattutto quanto è difficile creare questo collegamento? È fondamentale avere dei partner. Oggi da soli non si va da nessuna parte, quindi oggi tutti si muovono in aggregazioni di competenze, di risorse. Soprattutto una società sportiva ha bisogno di partner importanti, che sono quelli, tra virgolette, mi verrebbe a dire istituzionali, come può essere il CONI, come può essere considerata la stessa UNICEF, ma ha bisogno anche di partner di tipo privato, perché chiaramente un progetto del genere richiede anche delle risorse. I ragazzi sono 6, potrebbero diventare 12, 18, potrebbe diventare un modello per tutte le società, e ovviamente questo richiede, come dire, una macchina che corre ha bisogno di benzina, quindi sicuramente è fondamentale avere qualcuno che creda nel progetto e che voglia anche investirci con un ritorno di immagine in un progetto che assolutamente è trasparente e dà una grande visibilità. Questo è per quanto riguarda quanto è importante. Per quanto riguarda quanto è difficile, è chiaramente difficile perché stiamo parlando nel mondo delle imprese, è evidente, di una nicchia. Lo sport, per quello che dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, lo sport è un po' tenuto ai margini del mondo delle imprese, perché la maggior parte delle società non sono imprese vere, sono, come dicevo, hanno un approccio molto più volontaristico. Quindi bisogna far capire che c'è un altro modo di gestire un'azienda sportiva, e questo è uno storytelling, tanto per usare un'altra parola molto usata oggi, uno storytelling che va creato da zero e va spiegato volta per volta. Detto questo, lo storytelling ha dei contenuti forti, quindi quando si riesce a raccontare, noi troviamo senza dubbio persone che decidono di stare al nostro fianco perché il progetto merita. Perfetto, allora ringrazio Fabio Scognamiglio, fondatore di Value for You, per grazie essere stato con noi, e soprattutto ringrazio l'amministratore unico del Club Basket Frascati, Fernando Monetti, per averci presentato la sua impresa e soprattutto anche il suo progetto, che vi ricordo si chiama Diritti a Canestro. Grazie mille. Grazie a voi. Per tutti voi l'appuntamento è alla prossima puntata di Che Impresa.